per completare un mese di gennaio quasi perfetto e allungare la striscia di 4 vittorie consecutive, Fabriano Cerreto ospita il Coridonia, ultimo in classifica ma capace di sconfiggere 7 giorni fa il Trodica, prima di andare KO nel recupero infrasettimanale di Tolentino. Spuriforotti non ha a disposizione Jacoponi, squalificato per 2 giornate dopo il rosso diretto di Montegiorgio, e a centrocampo propone il trio Scotini, Bartoli, Bianchi. In avanti c'è Bellucci, ex di turno, affiancato da Moretti e Piergallini. 4-1-4-1 per Ribichini, subentrato nelle scorse settimane al dimissionario Carassai, con Maccioni unica punta, in una formazione giovanissima, con addirittura 7 fuori quota nei primi 11. Che non sarà un gran pomeriggio per il Coridonia lo si capisce subito. Passano appena 45 secondi. Punizione battuta rapidamente da Bartoli per Scotini. Tiro cross del centrocampista e Forconesi si salva con l'aiuto della traversa. Secondo minuto. Ancora dalla destra e ancora dal piede di Scotini. Cross verso Bianchi. Colpo di testa del numero 10 che non c'entra la porta. Il gol viene rinviato di pochi secondi. È il terzo minuto. Piergallini, lanciato in profondità da Bianchi, stoppa di petto e lascia partita un gran diagonale destro che non lascia scampo a Forconesi. Secondo gol consecutivo per Piergallini e sesto in campionato, il migliore dei suoi fino a questo punto. Il monologo del Fabriano Cerreto continua. Sesto minuto. Corner di Bartoli e Lapi, al terzo centro in poco più di un mese, anticipa Forconesi e firma il 2-0. Gli ospiti continuano ad essere in balia dei biancorossoneri. All'11esimo, apertura illuminante di Bartoli. Forconesi non esce, ma Moretti perde l'attimo buono e si fa rimontare da Paciaroni. Il classe 97 fabrianese arriva invece puntuale al 21esimo, quando, dopo una corta respinta di Forconesi sul tiro di Bellucci, anticipa Paciaroni e di piatto sinistro sigla il 3-0. Il Coridonia si affaccia timidamente in avanti, ma viene ancora punito al 30esimo, quando arriva il gol dell'ex. Altro calcio piazzato di Bartoli, Bellucci svetta più in alto di tutti e infila per la quarta volta Forconesi in una prima mezz'ora da incubo per la formazione di Ribichini. Nella ripresa la partita non ha più molto da dire. Al 50esimo va vicino alla doppietta Moretti che sugli sviluppi di un corner di Bartoli vince un rimpallo ma calcia debolmente. Il resto del secondo tempo scorre via senza troppi sussulti, con il Fabriano Cerreto che gestisce risultato ed energie, mentre il Coridonia mostra almeno un po' più di coraggio rispetto al primo tempo e tenta qualche sortita con Perrella e Maccioni. Nei locali, esordio stagionale per i due giovani Chiavelli e Rossi, che partecipano alla quinta vittoria su 6 partite del 2016 del Fabriano Cerreto. Tutto facile per la squadra di Spuriforotti, che conclude al meglio un gennaio da incorniciare. Per il Coridonia, visto oggi, la strada verso la salvezza sembra obiettivamente in salita.